Soltanto un fusto. La lotta vi vedrà gli uni contro gli altri, o atleti di Grecia. Combatterete per vincere, ma anche se perderete, il sorriso non abbandoni le vostre labbra. C'è un amico di fronte a voi. Un amico è quello contro il quale lotterete. E cosa c'è di più bello che essere sconfitti per mano di un amico? Ma ricordatevi soprattutto che questo è un gioco che unisce idealmente popoli del sud e del nord, senza odi tra Oriente e Occidente. A questi giochi non è importante vincere, ma è importante partecipare. Giusto. Lottate quindi con lealtà e amicizia. Combattevo sotto le mura e c'erano una ventina di troiani che mi attaccavano. Che carina sei. Dunque, una decina di troiani. Quanti troiani?
5 o 6. 5 o 6? 3 o 4. 3 o 4? Beh, uno, ma su un cavallo alto così. Questi imboscati. E tu sei peggio di Oreste. Un po' di stile. Giù, bevi. Sì. Sì, sì. Dammi da bere, portami mezzo bicchiere di quello. No, proprio niente. Grazie. Possiamo sederci? Vorremmo fare due chiacchiere. Tanto che non si beve. Portaci una brocca di vino, il migliore che hai. Vino? Oh, vino! Mi raccomando che sia della botte piccola, quella che tieni per il senatore. Capito tutto, non preoccuparti, Pirro. Ti ho detto di stare buono. Senza di me vi avrebbe portato dell'aceto. Te ne intendi molto di vino, eh? Beh, non mi lamento. E allora perché non bevi? Hai fatto un voto? No, non mi sento molto bene. Nella borsa? Tra l'altro. Ehi, amici, ci sono anch'io. Salve, Glauco! Vieni con noi. Allora! Hai bisogno di denaro? Come sempre. Noi possiamo dartene. E molto. Molto. Che cosa dovrei fare? C'è una nave con un carico prezioso. Abbiamo bisogno di una scorta. Questo? Sarebbe solo un acconto. Sarà tuo se dici di sì. Sì. Non basta venire con noi per guadagnartelo. Ah, non basta, eh? No, non basta. Ci serve anche quel campione là. Abbiamo cercato di convincerlo, ma non ne vuol sapere. E che dovrei convincerlo io? Niente Glauco, niente oro. Lascia la borsa. Ditemi il giorno e l'ora della partenza. Domani all'alba. Destinazione 1, 2, 3, 4, appunto. Non vi preoccupate, a Glauco ci penso io! Ah, sì! Vedete, è bastata una carezza sulla testa per convincerlo. Non credi che si arrabbierà trovandosi in alto mare? Oh, non vi preoccupate. Appena si sveglia gli spiego tutto e poi è legato benissimo. Buongiorno. Buongiorno. Molto bene. E dove siamo? In mare. Ecco. Sì, questo l'avevo capito. Ma dove stiamo andando? Adesso ti spiego tutta la situazione. Non mi servono spiegazioni. Io ritorno a terra. Vabbè, ma aspetta un momento. Io non aspetto niente. Io ritorno a terra. Prendetelo. Provate a prendermi. A voi, eccomi. Ehi, tu, dove vai? Giù, spacco tutto! Affondiamo, Glauco! Vengo, resisti!
Non credo sia stata una buona idea imbarcare quei due. Quel pirro lo annegherei. Ho paura che sarà lui a farci annegare. Muoviti, aiutami! Io ti ho già aiutato portandoti qui, no? Vieni a tamponare le palle! No, adesso è affar tuo, che cosa vuoi da me? È meno stupido di quello che sembra. D'accordo, resterò con voi, dammi la mano. Pirro! Accorrete, ciurma! Non lo dimenticherò, vecchio porco! Non ce la faccio più! Aiuto! Gente! Un gioco da ragazzi. Non dimentichiamo che l'idea del cavallo di Troia è mia. Ah, signori. Scusi, non ho sbagliato nave, ma questa non è la linea per l'Egitto. Ti piacerebbe? Eh? Lascialo in pace. Vogliamo sapere chi è. Di che ti mischi tu? Eccoti, servito. Ti sta proprio bene. Benissimo. Passata la paura adesso? Beh, adesso sì. La tua mano è stata la mano degli dei. Grazie. Come ti chiami? Sofo. Ho capito subito che eri un uomo di pensiero. Modestamente. Ma tu perché ti sei imbarcato su questa nave? Perché me lo chiedi? Così. Vedi, amico, perché tenevo segreta la nostra destinazione? Queste pietre preziose sono il prezzo della nostra merce. Adesso sarà vostro compito proteggerle. Questo mare è infestato dai pirati. Guarda. Naturalmente ne toccherà una parte a ciascuno di voi. Naturalmente. Raccogliene più che puoi. Sbrigiamoci. Fa presto. Ma tu in quale libro di avventure hai letto che gli indigeni si accontentano di 4 balle di stracci in cambio di una montagna di gioielli? Gente primitiva. Ci dà oro e pietre preziose per avere in cambio i nostri manufatti pregiati. Chissà perché a me non capitano mai affari simili. Ehi, quella è roba che si mangia? Certo, gli indigeni trattano bene i loro... Mangiate! Mangiate, mangiate! Mangiate! Non ho mai assaggiato un pollo così buono. E mangia, ragazzo mio, ce n'è per tutti, anche per voi. Mangiate, mangiate, bevete, bevete. Ehi, Glauco, vieni qua, assaggia questo vino. Neanche il re ne ha uno uguale. Lo sai, avevi proprio ragione. Bisogna credere nel destino. Hai visto? Chi poteva pensare di trovare una fortuna simile qua giù? Che ti prende? Niente, solo cercavo di parlare, ma le parole non mi uscivano dalla bocca. Ah. Hai ragione, anch'io ho la lingua come legata. Ehi, che hai? Traditori, adesso vi accomodo io.
tanti angioletti. E così l'affare è proprio concluso. Chi ha insegnato a parlare in quel modo? Uno che si chiamava Libero, ma adesso è in galera. Ma guarda dove metti i piedi, bestione. So, si può sapere che succede qua? Dove siamo? Vorrei saperlo anch'io. Ma dove sono Pirro e gli altri? Li hanno catturati gli abitanti dell'isola. E se non si nascondevo io, toccava anche a te la stessa sorte mentre dormivi. Adesso capisco, ci hanno drogati. Senti, comunque non possono avere molta strada in poche ore, non possono essere lontani. Sono entrati là dentro nella grotta. Aspettami. Vieni, cammina. Muoviti. E siamo arrivati. Ah, è qui. Andiamo. No, io non mi fido. Accendo una torcia. Vieni. È un sistema d'Egitto. E così si accende? Si prendono due pietre, un pezzetto di legno in mezzo, si strofina il tutto e ecco il fuoco. Coraggio, vai avanti. Vieni. Di che cosa hai paura? Vieni avanti. Stiamo attenti alla destra. Ma questa è una caverna chiusa. Questa roccia è troppo liscia. Qui c'è una pietra che si muove, ma non succede niente. Ah, e come niente? Andiamo, vieni con me. E chi ti molla? È una città ben fortificata. Chissà chi ci vive. Sarei curioso di conoscere questa gente. Ma se c'è sotto qualche trucco, per Giove io spacco la faccia a tutti. Cosa fai qui?
Perché non sei nel tuo recinto? Parli a me o al cavallo? Spiritoso, ti farò frustare quando ti prenderanno. Perché non ci provi tu? Non ti nascondere. Il tuo aspetto è quello di una dea o di una regina. E tu chi sei? Fai parte dell'ultimo carico? Che carico? Quello arrivato dalla Grecia. Quando vedo certe cose io sono solo e indipendente. Sei bella come una dea dell'Olimpo. Davvero? Se non stai fermo ti ci mando io all'Olimpo. Spiritosa. Una donna. Un'altra donna. Ma che succede agli eserciti? Straniero, sei nel regno delle Amazzoni. Puoi pregare gli dèi, hai finito di vivere, uomo. Ferma! Un momento, non puoi ucciderlo, Melitta. Appartiene alla comunità. Ma chi ha offesa Antiope? Ha offeso una di noi e la legge vuole che muoia. Andiamo, portatelo via. È caduta? Naturalmente, ma ha catturato anche un evaso dell'ultimo carico. Se solo potesse tenersi. È in prigione come gli altri. Ripeti quello che hai detto del mio amico. Avanti, ripetilo. Ben arrivato, Glauco. Ecco il traditore. Guardalo bene, quello è l'uomo che secondo te ci avrebbe venduti, eh? Hai ragione, ritiro tutto. Non avete altro da fare che litigare fra voi. Qui bisogna cercare di tagliare subito la corda. Ah, perché? A te pare facile? Perché no? Ora possiamo fuggire comodamente e cerchiamo di farlo subito, perché siamo caduti in mano alle Amazzoni, donne terribili. Donne? Donne? Aspetta, Glauco! Aspetta! Se siamo in mano alle donne, chi ha voglia di scappare? Dipende. Io sentivo che le cose sarebbero cambiate. Tesoro? Sei di libera uscita stasera, per caso? Niente! Fatevi una risata. Beh, mi ha detto che è di servizio. Ma se tentassimo una evasione in massa, No, è troppo difficile. Dobbiamo studiare un piano. Con quelle guardie? Ogni volta che Pirro escogita un piano ci mette in guai. Silenzio! Il mio amico pensa. Glauco, ricordi che ci disse Achille prima della guerra di Troia? Non abbiate paura di un'armatura, perché sotto c'è soltanto un uomo. Sotto queste armature ci sono belle donne. Forse sono più vendicative degli uomini, più spietate e crudeli. Ma sono donne. E tutti sanno che gli dèi le hanno create perché noi le amassimo. Sei d'accordo? Vuoi sapere una cosa? Io me ne sono già scelta una. Fronte alta, petto in fuori. Avanti,
di urlare un po' meno. C'è riunione di consiglio. Va bene. Ehi, voi, non andate a passeggio ora. Glauco deve morire. È un esempio forse doloroso di cui il nostro popolo ha bisogno. Un falso pietismo in questo momento potrebbe essere più che pericoloso. Direi quasi letale. Ho riferito nel mio rapporto come in realtà si sono svolti i fatti e come l'esuberanza mascolina di quel greco, ledendo la dignità di una di noi, abbia profondamente offeso la nostra comunità. Non generalizzare, Melitta. I tuoi casi personali non ti autorizzano a parlare a nome di... Qui non esistono casi personali! Va bene, non ti arrabbiare. Qui non è la persona che conta, ma tutta la nostra collettività. Le vergini guerriere. Queste fanciulle su cui il nostro regno poggia le sue fondamenta non possono, non devono essere sfiorate dalla mano impura di un uomo. Fino al momento opportuno, però. E io sostengo che non è giusto. Noi importiamo merce di prima qualità. Eroi, guerrieri, atleti. E tu non puoi pretendere che si comportino come tanti schiavi. Gli uomini sono una razza inferiore. Ma noi abbiamo bisogno della loro collaborazione, almeno momentanea, per poter mantenere alte le sorti del nostro glorioso regno. Ma non è che una questione di dettaglio. La legge stabilisce che solo la regina sia casta. Vorresti essere tu la regina? Potrei farlo con molta più dignità di te. Saresti troppo indulgente. Basta un uomo perdonato per intaccare l'austerità delle nostre leggi e della nostra disciplina. Oh, potente regina, io mi appello al tuo giudizio e a quello delle senatrici. Sì, Antiope ha ragione. Non sono soddisfatta. Chiedo il giudizio solenne per alzata di mano. Chi vuole che il greco abbia salva la vita, alzi la mano. Dopo lungo e attento esame, il consiglio ha deciso che il greco viva. Non accetto il giudizio. Chiedo la prova delle armi, secondo la legge. No, Melitta, io non ho rancore verso di te. Non voglio battermi. Melitta è nel pieno diritto di richiedere la prova delle armi. Vieni, Etere. Vi faremo conoscere la nostra decisione. Aspetta un bambino, maestà. Allora, hai proprio deciso. Per forza, il mio mandato sta per scadere. Però corriamo il rischio che diventi regina quella fanatica di Melitta. Sarebbe un bel guaio. Dopo 7 anni di regno sono stufa di fare la zitella. Devo decidermi. L'invecchiamento deve essere sempre controllato. Il vino quando è troppo vecchio diventa acido, come gli uomini. Hai ragione, è perfetto, invecchiato regola d'arte. E di che anno è? Questo? Si ricorda il ratto di Elena. È diventato un po' frizzantino, ma non ci sta male, vero? Anzi, lo preferisco così. Allora, quelle due vipere hanno deciso di battersi. Veramente l'ha deciso una sola. Lasciamola fare, è ancora un entusiasta. Le passerà se mai prendi il mio posto. E io non vedo l'ora che una delle due mi sostituisca. Oh, ma che dici mai? Quando bevo questo vino mi rendo conto, mia cara amica, che siamo le due donne più infelici della terra. Pensa, niente maschi, niente amore. Non abbiamo altra consolazione che un bicchiere di vino. E ti lamenti tu, io ho anche la puzza delle torce. Certe volte lo stomaco mi si rivolta. Beh, quando lo facciamo questo duello? Ah, quando vuoi tu, ma che non sia una giornata calda. Ti va bene alla luna nuova? Consolati, regina. Salute. Mi toccare, ti denuncio, mi c'è divieto di caccia. E chi l'ha messo questo divieto? Io!
Se vuoi mangiare, vai in città e troverai anche le banane. Cretino! Già, non ci avevo pensato. Corro subito. Con quella faccia me lo pensi, meglio è. Pensa, sembra che in Grecia abbiano inventato qualcosa per lavare i panni senza sciuparsi le mani. Magari, sarebbe proprio ora. Mi si screpola tutta la pelle con questi detersivi. Che vita, ci chiamano buoni a nulla, carico avariato, e invece di rimandarci a casa ci tengono sciolti e liberi per il paese a fare le serve. Tu, mi presti un po' di sale, per favore? No, no, mi dispiace, l'ho finito. Uffa, questo se lo potrebbe anche comprare il sale qualche volta, no? Io non capisco, con questo sole non mi si asciuga il bucato. E dimmi, Oreste, come va? Salve. Oh, non me ne parlare, è una fatica ladra. Se continua così io ricorro ai sindacati. Oh, con queste padrone non ci si ragiona. E voi cosa ne pensate? Non mi è mai venuta una torta così bella. Oh, come ben lievitata. Roba tua. No, del capo delle guardie. E adesso come la mettiamo con la padrona? Ti insegnerà lei quando torna. Ma perché mi tratti male? Io voglio lavorare. Fatemi lavorare, signori. Io sono uno scienziato, posso inventare delle cose serie, ma posso anche farvi divertire. Ah, sì? Guardate che cosa ho inventato con questo pezzo di canna. Un po' d'acqua dentro, un vetro qui e uno qui. E lontano, vicino. Vicino, lontano. Permetti? Guarda, guarda. Lontano? Vicino. Grazie. A me è antipatico. Puoi vedere senza essere visto. Meraviglioso. Oh, quisquiglie. Malgrado l'aspetto esteriore, costui non è proprio un imbecille. Ponta tua, posso rifosillarmi? Procedi pure. Ma tu da dove vieni? Lasciamo perdere la mia, una lunga odissea. Ah, sì? Hai mai sentito parlare dell'Egitto? No. Parmi. Parti? No, non parto, parmi. Da uno importato di recente. Io ci vivevo. Poi ci fu una lite tra scienziati che anche lì sono il piatto forte. Ah, sì? Io avevo inventato il lievito di birra e sono stato accusato di aver sabotato il vino. Le donne! Arrivano le donne! Le amazzoni! Ti finirai tra le loro braccia. No, è un rischio che non voglio correre. Dove vado? È laggiù, sotto quell'albero. Ma corri, se vuoi salvarti. Buongiorno, padrona, bentornata. È pronto? Ma sei appena rientrata e già vuoi mangiare? Ma io mi alleno, bello mio, non perdo tempo come te. Ah, perché secondo voi altro è lavare, stirare la biancheria, accudire alle faccende domestiche, non è forse un lavoro? Sì, vorrei farti fare il mio per un giorno. Magari, come se non lo conoscessi il tuo lavoro. Tutto il giorno a cavallo, sempre tra amazzoni, la partita a dadi, va bene? Voi fate finta di lavorare, perché ecco. Tu invece? Io? Cara padrona, io mi alzo tutte le mattine all'alba, riordino la casa e poi un giorno c'è il bucato, un altro c'è da fare il pane e tu che non sei mai contenta, uffa, uffa, ecco, sono stufo di essere rimproverata da un'amazzone e da un'amazzone semplice, neanche vice brigadiera. Hai visto? Questo è l'ultimo carico di maschi. E se ne accorgeranno quanto costa una notte d'amore. E non si sa mai che fine fanno. In fondo siamo meglio noi. Thank you.
noi siamo destinati a continuare la loro razza. Come lavoro niente male, eh? Ci conviene tenerci in forma. Il lavoro è lavoro, bisogna farlo bene. Non ti illudere, dopo ci uccideranno lo stesso. Queste non sono tipi da correre il rischio di tenersi un uomo vicino per molto tempo. Hai ragione, se cominciano a prendersi delle cotte crolla tutta la loro organizzazione. Thank you.
Muovetevi! Fuori! Ma c'è un errore, non ci potete uccidere, noi siamo quelli nuovi! E questa? Che razza di camera sarà? Niente letti. Allora è la camera della morte. Ehi, ma Glauco, ci fanno il bagno. Se questa la mattina ci voleva proprio, Glauco. Mi sento proprio pulito, pulito. Ah, che bello. Sono in forma, sono in forma. Mazzoni, Mazzoni. Guarda la guerra. Se ai miei tempi ci fossero stati uomini così, il trono poteva aspettarmi un pezzo. E pensare che sono i reduci della guerra di Troia. Che allenamento, però. Va, falle cominciare. Io resto a godermi questo spettacolo. Ah. Piacerebbe essere al posto di Antiope. Ci sai fare? Grazie, Antiope, ma mi bastava il tuo bacio per ricordarti. Antiope! La regina ti chiama. Che effetto fa? Ci sono abituato. Andiamo a scegliere questi uomini. Sì, quello biondo mi piace. Quello alto, lì, in terza fila. Posso esserle utile in qualche cosa, signorina? Vediamo come sei. Vieni qui. Fammi vedere i denti. Hai il naso lungo, non mi piace. Tu dici così perché non conosci le virtù del naso. No, che sopresso le dico, no. Vediamo. Ecco, guarda, questo non mi dispiace. Ma lo preferivo in biondo, però. Cedilo a me, ti lascio il mio. Potrei servire a tutte e due, se non mi dispiace. E tu, biondino, chi sei? Menandro. Da dove vieni? Dalla Grecia settentrionale. E tu invece? Così piccola, cosa fai qui? Io sono il tiranno della donna di Siracusa. Andiamo, bambina. Che tocco di burro. Strano, con la tua vittoria su Melitta credevo tu volessi assicurarti la via del trono. Invece tu ambivi a ben altro. Ti ho vista sigillare il tuo destino con un bacio. Un bacio non sigilla il destino di nessuno. Non ti fare illusioni. Lo sai che la prima condizione per regnare
È la castità. Niente uomini. E neppure baci come quello che ti ha dato quel greco poco fa. Ricordatene. Ne farò a meno. È una grande rinuncia, pensaci. Anch'io ero molto orgogliosa una volta. Quando mi elessero regina, mi sembrava di camminare tra le nubi dell'Olimpo. Ma è una strana impressione che non dura. Darrete a me, Antiope. Non c'è trono che compensi la mancanza dell'amore. Hai 3 giorni di tempo per pensarci. Chiuditi nel tempio di Tanit. La dea ti darà la giusta ispirazione. Lo spero, mia regina. E spero sia la migliore per il nostro popolo. Dimmi, com'era quel bacio? Che sapore aveva? È difficile a descriversi. Non è un sapore. Ma è inutile. Non ce n'è mai una che voglia pronunciarsi su questo argomento. Melitta, sperando di diventare regina, preferisce rimanere con me. Ma che stupida! Tu credi che anch'io per rifiuti? Io il posto suo rifiuterei. Hai visto quel Glauco che ha muscoli? Deve essere un piacere abbracciarlo. Dai, prendiamoci quei due. Sì? Vieni! Melitta, te ne pentirai. Non puoi farne uno scherzo simile. Melitta, potremmo passare notti meravigliose. Melitta. Portatelo via! Un momento, se vuoi diventare regina devi ascoltare i miei consigli. Allora vieni con me. Sì. Allora tu sei convinto che Glauco non rinuncerà mai ad Antiope? Come io non rinuncerò mai a te. Ah, stupido. Anche se ciò dovesse costargli la vita. A che serve la vita senza la donna del cuore? Ah, Pirro, finiscila di dire tante stupidaggini. Parliamo di Glauco e di Antiope. Ma che Glauco e Antiope? Parliamo di noi. Lo sai che io sono l'unico che è andato in bianco? Dovrò passare la notte solo come un verme. Ma ti pare giusto? Povera stella, ringrazia gli dèi. Non sai la fortuna che ti è capitata. Come? Passare la notte da solo, rinunciare a una splendida notte d'amore, la chiami una fortuna? E la mattina dopo? E la mattina dopo che succede? Non ti so dire nulla con precisione, lo sanno soltanto le anziane. Ma è facile indovinarlo. La testa per una notte d'amore, eh? Costate un po' care. E dove la trovi una donna che costa poco? Senti, vuoi tornartene libero al tuo paese? Certo. Ma che devo fare? Che devi fare? Convincere Glauco a rapire Antiope. Potrebbe farlo quando prega nel tempio. Ci starà 3 giorni, come ha ordinato la regina. Accetto. Ma tu verrai con me? No, io resto qui. Io voglio il trono. Oh, Melita, non preferiresti un bel viaggetto in Grecia? Abbiamo tanti bei monumenti. La Grecia vale un trono. Specie se ci vieni con me. Melita, vieni con me, eh? Non so che farmene di te e della tua Grecia. Sei una zuccona. Ti sbagli di grosso perché giudichi al buio. Io per sistema non credo a nulla se non tocco con mano. Giù le zampe e con le chiacchiere non mi incanti. Melitta, dammi un bacio di prova, su. Mi rovini la carriera. No. Io non ti chiedo di rinunciare al trono. Mi contento solo di un bacetto. Nessuno ti vede se mi dai un bacio. E poi renditi conto che in Grecia un mio bacio vale una manciata d'oro. Avanti, chiama le guardie, su. No. Preferisci non chiamarle, eh? Mi va bene, ma fai presto. Ma che presto? Piano, piano, ci vuole il suo tempo. Voltati! Queste scene sono vietate ai minori. Ma io ho 91 anni! E non bastano! Sulle spiagge ti disse sempre così. Attenta al trono. Di chi sono questi bei capelli? Tuoi, tesoro. Dove vai? Vieni qui. Di chi sono questi begli occhi? Tuoi, tesoro. Ehi, ragazze, venite a provare questo pachiderma. Oh, mamma mia.
per nome. Senti, tesoro, tutte le altre cose me le domandi nel bosco, al buio. Vuoi? Sì. Questo è mio, capito? È mio! No, l'ho visto prima e lasciamelo! Io. Oh, vieni! Accidenti, come faccia? Hai visto? È brutto come la faccia. No! Stordiscono come un profumo violento. Amico mio, ma ti rendi conto che siamo gli unici due uomini soli in quest'isola e che tutti i nostri amici a quest'ora... Ma proprio a noi dovevano capitare quelle due fissate che vogliono diventare regine. Fa che io dimentichi, o Taniti, il sapore di quel bacio e che dopo la notte dei sensi l'alba sia serena e mi liberi da ogni pensiero impuro. Ma perché lottare contro l'amore? Evidentemente la vita a te non deve interessare molto, oppure hai intenzione di rovinarmi. Ma così facendo rovini anche te stesso, perché c'è il rogo per l'uomo che entra nel tempio di Tanit. No, non me ne andrò. Io non ti permetterò di sciupare la tua vita così. Sono pronto a rischiare tutto pur di convincerti che io ti amo e tu ami me. Per questo dobbiamo fuggire insieme. Vattene, Glauco! No. No, Melitta ha un piano, è d'accordo. Davvero? È così. Allora è lei che ti ha spinto a entrare nel tempio. Ah, oh, che pazzia! Melitta vuole distruggermi e tu ti presti al suo gioco. Ammettiamo che sia così. Ma non abbiamo altra scelta. Dobbiamo rischiare. Scusate se vi disturbo, ma fuori si sta raccogliendo un po' di gente. Ho visto delle ombre. Credo che Melitta ci abbia giocati. Oh, ne ero sicura. Bisogna fuggire subito. No, io non fuggirò, perché questo significherebbe rovinarmi presso il mio popolo e non so come riuscirete a fuggire voi. C'è una sola uscita. Ce n'era un'altra. Maledizione, ma è chiusa da anni. Eccola, ma è inutile. Ci vorrebbe Sansone. E che ci vuole ad aprirla? State a vedere. Non esistono porte chiuse per Glauco. Animale, potevi avvisarlo. E che ne sapevo io? Hai detto tu che era chiusa da anni. Glauco, come ti senti? Era aperta. Bravo, su, andate. Io non mi muovo senza Antiope. Va bene, ti guiderò fino al mare. Addio. Tu non vieni, Pirro? Oh, non ti preoccupare. Se un giorno sentirai bussare, prepara il vino, sarò io. Vai. Addio.
Ma tu hai una tecnica nuova? Beh, ho fatto la scuola serale ad Atene. Ah. Amazzoni, adunata! Prima e seconda squadra adunata! Svelte! Andiamo! Venite! Melissa, potevi chiamare un'altra squadra? Fita tu! Ma che modi! Antiope ha tradito il segreto del Tempio di Tani! È fuggita con il sacro collare e con i due prigionieri. Ecco, guardate il suo mantello. Ha tradito le nostre leggi, ma non sfuggirà alla nostra giustizia. Ma proprio questa notte doveva succedere questo putiferio. Una notte vale l'altra. Oh, lo dici tu? Attenti, scappano! Attenti! Ai cavalli, prendeteli! Caschi sempre. Cosa volete che ne faccia del sacro collare? Io denuncio i fatti, non sta a me interpretarli. A me tutta questa storia sembra molto strana. Regina! Regina! Ci sono sfuggiti! Servizio perfetto. Si sono diretti verso la Montagna Bianca. Ah, sarà la dea dell'amore a proteggere tutti e tre. Vuoi dire tutti e due? Non mi avevi detto che erano tre? Sì, certo. No. C'erano solo Antiope e quel greco biondo. E l'altro, Pirro, non era con loro? Mai visto. Non mi sembri ben informata, Melitta. Ora andatevene. Ho sonno. Domani, a mente fresca, giudicheremo molto meglio. Proseguite le ricerche. Quell'isola è molto misteriosa. Il timone è rotto, comandante. Vi avevo detto di non rompermi il timone! Ringraziate gli dèi che l'isola è vicina. Coglieremo l'occasione per fare acqua, se la troviamo. Io non mi faccio niente. Questo qui, grande e grosso, prende una botta in testa e sviene di colpo. Ma...
dall'altra parte! Indietro! Torniamo indietro! Dove siamo capitati? Io non l'ho mai vista quest'isola. La corrente ci ha portato fuori rotta. Zitto tu! Venite con me, venite. Andiamo a dare un'occhiata in giro. Lasciatemi solo con lei. E questo da dove è uscito? Portiamolo a bordo. Vabbè, a qualcosa può servire. Non si sa mai. Glauco! Glauco! Melitta, me l'hai portato via. Ma chi sarà? Da come è vestito sembra uno schiavo. A me sembra uno che ha preso un sacco di botte. Perché sei ancora qui? Il posto non mi dispiace affatto. E la padrona di casa è una delizia. Ti farò impiccare. E col sacro collare come la mettiamo? Che ne sai tu del sacro collare? Ho saputo che è sparito misteriosamente, ma so anche che è al sicuro. Sei un ladro. Restituiscimelo subito. No, povera piccola. Come osi? Sei così bella quando t'arrabbi. Sai, cara, mi è venuta una magnifica idea. Ormai potrei essere tuo schiavo per sempre. Spiegati meglio. Questa sarà casa mia. Solo dormire, mangiare e qualche lavoretto. Perché tu non potrai diventare regina senza il sacro collare, non è così? Quindi io resterò qui vicino a te e ti consolerò. Vattene! No, più ti arrabbi più diventi appetitosa. Beh, allora non mi resta altro che chiedere udienza alla regina. Va bene, resta qui. Brava. Sei un ricattatore. Vedi quanto è facile comprendersi? Dammi un bacetto, facciamo la pace. Altro che baci! Ti farei frustare. Beh, che ne diresti di sfamare il tuo schiavo fedele? No. Ma dimmi almeno cosa hai deciso. Entro in servizio subito. È Melitta. Dov'è Melitta? Melitta non ha fame, ma voi entrate, prego. Che belle ragazze. Che grazia degli dèi. Vino rosso. Polli arrosto. Che servizio. Banane spinose. Ma non lasciatemi solo, vi prego, mi è venuta una fame. Ma perché siete così serie? Non siete troppo belle per essere serie. La bellezza deve essere fresca come il vento. Mai adombrata da nuvole nere, non ti pare? Fresche e appetitose, ma senza tante chincaglierie, ornate di fiori, profumate come fiori. Questo vale anche per te. Fiori, non pesanti gioielli. E per questa la guerra è finita. Maledizione, sono caduto in una trappola. Sopo, ci sono visite. Non spaventarti, sono un amico, sono anche amico di Glauco. Qui sei protetta come da un esercito di soldati. Non devi avere paura, eh? Nessuno ti farà del male, vedrai. Apri! Ma no, lascia che ti spieghi, guarda, riposati, eh? Ecco, io mi siedo e parleremo da buoni amici, eh? Dunque, le mie buone intenzioni... Quando vedi una donna diventi cretino! Un giorno o l'altro tu finirai in pentola. Sono delle vecchie invenzioni, sai. Col tempo non mi ricordo più come funzionano, eh. Ti ho detto di aprire.
Voglio tornare subito dalle mie compagne. Faresti un bel affare. Quelle non aspettano altro. Che cosa ne sai tu? È scomparso il sacro collare e tu sei accusata di averlo rubato. Da retta a me, se vuoi salva la vita, aspetta il ritorno di Glauco. Glauco non uscirà vivo dalle mani delle Amazzoni. Ma vuoi che non esca vivo un fusto simile? Ritornerà, è la forza dell'amore. Anche se tornasse, io non abbandonerei quest'isola. Ho già troppo peccato verso la mia gente. Ma smettila, tutte le donne fanno lo stesso. E non credere che la tua gente sia diversa dalle altre. Non ti consiglio di parlare male del mio popolo davanti a me. No. Cosa fai ora? Accendo il fuoco. Ma tu chi sei? Fofo. E avrei da raccontarti una bella storia sui vostri strani usi e costumi. Ti sei mai domandata che fine fanno gli uomini il giorno dopo che ve li siete, diciamo così, sposati? Bravo Sofo, semplice ed ingegnoso. Oh, sciocchezze. Devi sapere dunque, cara, che in questa meravigliosa isola sperduta nel mare immenso... È un'altra vecchia invenzione accantonata. Insomma, questo è solamente un pezzo di canna, va bene? Non dire sciocchezze, io ti dico che non è un pezzo di canna. Guardati dentro e poi parla pure, avanti, guarda. Guarda laggiù. Ecco il segreto delle anziane. Dopo una notte d'amore, gli uomini validi finiscono laggiù con gli orsi per sentinelle. Onde evitare che le giovani amazzoni possano essere sfiorate dai pericoli dell'amore. Chi me l'avesse detto? Non so che cosa farei per avere mezz'ora di libertà. Silenzio laggiù! Lavorate! Ah, che tu possa morire vergine di te la quale sei! Però, ragazzi, che bella notte d'amore abbiamo passato, eh? Non ne passeremo più. Può sempre venire la riforma carceraria. Lavorano tutta la vita così, senza sfiorare più una donna. Ehi, non farti venire idee, Hai visto, Doride? Sembra che abbia un'altra testa. A me piace meglio che l'hai data così. Sentiamo quello che dice Pirro. Oh, che bella sorpresa, che bella sorpresa. Mettetevi tutta in fila, però, Vogliamo vedere che sei capace di fare. Magnifico. Resterete tutte qui e soddisfatte. Sì, ma anche tu, togliti quella spillaccia che ti copre la spalla. E come facciamo a vedere la tua spalla? Piano. Ah, non mi aggredite, ragazze. Altrimenti non posso accontentarvi. Come faccio? Non spingete così. Mi fate vedere la Tutti parlano di questo greco mondano. Se è il tuo schiavo, è un po' troppo intraprendente. Sta attenta a non dovertene pentire un giorno. È anche lui una conseguenza. Conseguenza di che? Ma come di che? Il sacro collare. Oh, cosa c'entra il sacro collare con il tuo schiavo e con i suoi discorsi? Non c'entra direttamente, ma avrei un suggerimento. Si potrebbe consacrare un nuovo collare e designare una nuova regina. Ah, sì? Mi dispiace, ma la legge dice che devono passare 2 lune prima di poter consacrare un nuovo collare. E adesso vattene e occupati del tuo schiavo invece di pensare al collare e al trono. Che cos'è questa storia delle 2 lune? Io non ne ho mai sentito parlare. È una legge che ho fatto adesso. Salute, regina. Salute a te. Su, ragazzi, via di qui, ma via. Ma come andate adesso? Amazzoni, ma... Buongiorno. Sì, buongiorno. Avanti, cammina. Non fare storie. Melitta, abbiamo visto i tappeti per te. Portateli dentro e muoviti tu. Quali notizie mi porti, colomba mia? Sì, te la do io la colomba. Sono stufa di subire i tuoi ricatti. Sì, hai ragione, cara. Non è da persona corretta. Ma se tu fossi un tantino più gentile, un po' più malleabile. Sì, lo sarò, te lo giuro. Quanto vuoi adesso per dirmi dove hai messo il sacro collare? No, non sarà così facile liberarti di me. Stupido. Ti lascerò fuggire con tutto l'oro che hai rubato. Ma tesoro, ti ho sempre detto che rinuncerei a qualsiasi ricchezza pur di avere te. Sì, ma credi che io me la beva così? Ma non vedi le mie sofferenze, le mie lacrime e la mia passione?
Io vedo soltanto che fai il cascamorto con tutte le amate. Ma se tu mi respingi, io devo pur vivere, non puoi farmene certo una colpa, no? Sei gelosa? Oh, non ti permettere di pronunciare questa odiosa parola! Per il collare ti do tempo fino alla prossima luna. Capito? Sì. Ah! Se Melita perde la pazienza ti manda i lavori forzati. No? No? Ah, no, no, che sono frenetico. Ma chi sei? Sofo, ci siamo incontrati sulla nave. Sofo? Ah! Come stai? Ora ti levo l'imballaggio. No, è più prudente così. Ma come sei arrivato fin qui? Ci vorrebbe un giorno per spiegarti, e invece ho i minuti contati. Comunque cerca di seguirmi. Sì. Sparcato con Glauco, Glauco catturato, io no. Sì. Conosciuti i sistemi Amazzoni e vita schiavi. Stop! Sì. Seguita fuga Glauco, poi Glauco scomparso. Sì. Soccorso Antiope, Antiope sola e buona, ma io niente. Sì. Ascoltata tua conversazione con Melita, scoperto trucco collare. Stop! Capito tutto? No. Allora sei cretino. Opla! Ah, ecco, Sofo tornato alla luce. Dimmi, che cosa vuoi da me? Voglio aiutare Antiope. Se tu le dici dove è nascosto il collare, lei ritorna in grande stile e sarà proclamata regina. Ma sei matto? È l'unica arma che ho tra le mani e tu vorresti che la dessi ad Antiope? Ma è giusto da un punto di vista morale. Morale? Non so cosa vuol dire questa parola. Pensare che ero venuto qui carico di speranze. Molto male, chi vive sperando... Vengo subito! Fa presto! No, un momento, sono nudo, come faccio? Spiro? Oh, ti piace la mia nuova acconciatura? Magnifica, bellissima. E per me non hai nulla? No. Semplicità. E quante volte te lo devo dire, mia cara? Niente gioielli, niente bracciali. Quell'isola sembra lo scrigno della terra. Le sue miniere producono solo pietre preziose. Ma sei sicuro che non siano sassi? Potrei arricchirvi tutti, ma voi non mi credete? Non è che non vogliamo crederti, è che non siamo tranquilli. Quando uno ha preso una botta in testa prima di rimettersi, ce ne vuole. Comunque il fatto è un altro. C'è una donna in pericolo e voi dovete aiutarmi a salvarla. Anche le nostre donne sono in pericolo quando noi siamo in mare. La tua è in pericolo anche quando sei a terra. Fate come vi pare. Io ti credo. Se vuoi, ti aiuterò a procurarti una decina di uomini e una nave. Gente fidata. Ci puoi contare. Per i rematori, però, bisogna che tu mi dia una mano per ingaggiarli. I nostri rematori. Ora non dobbiamo far altro che caricarli a bordo della nave e fra un paio di giorni saremo in alto mare. Dov'è il tesoro? Te lo dirò quando saremo arrivati. Non puoi dirmelo ora? Non voglio correre rischi. Non ti fidi di noi, eh? Come del mare, è sempre calmo prima della tempesta. È ora di finirla con queste civetterie! Che cosa sono queste pagnacciate? Qui bisogna scappare di corsa prima che le cose si mettano male. Vuoi tagliare la corda alla prossima luna? Ma quale prossima luna? Subito, oggi, adesso. Non c'è tempo da perdere. Ho saputo che ogni luna nuova arriva un carico nuovo. Gli altri sbarcano e noi partiamo. A casa! Addio! Aspetta!
come baci bene. C'è un rilassamento nei costumi. È vero che non siete più vergini. Ma rimanete almeno guerriere, no? Capito? Sarà, ma io non ho molta fiducia in quel greco biondo. Un momento, noi siamo qui per il tesoro. Io conosco tutto dell'isola e se non ritorno entro 3 giorni, allora fate quello che vi pare. Hai ragione. Non ci farai brutti scherzi. Non aver paura. Nuoteremo tutti nell'oro. Ma dove vai? Perché corri tanto? Fermati! Non senti i tamburi? Dicono che hanno trovato Glauco e Melitta va a farlo prigioniero. Seguici senza fare resistenza. Non è corretto battersi con le donne, ma... Antiope! Ma dove vai? Fermati, Antiope! Allora l'hai voluto tu! Maledizione! Inventore! Antiope, vieni, non fare la sciocca. No, Melitta, non ci contare. Io ti ucciderò. Ah, sì? Provaci. Portateli via. Abbandonando il tempio di Tanit, Antiope ha reso possibile il furto del sacro collare. Ella verrà sottoposta alla prova della verità nel recinto stesso del tempio. E se la dea offesa non proverà la sua innocenza restituendo il sacro collare al popolo delle Amazzoni, ella sarà condannata a morire sul rogo insieme al greco sacrilego, al maschio impertinente che ha osato violare le nostre leggi e le nostre norme di vita. Solo quando quest'uomo che ha insultato gli dei, quando questo schiavo traditore sarà stato giustiziato dalle vergini sacre di Tanit, solo allora l'ira della dea sarà placata. Solo allora la tranquillità ritornerà su quest'isola e il popolo delle Amazzoni potrà riprendere le sue gloriose e austere tradizioni. Quelle tradizioni che solo un autentico spirito femminile poteva dettare per i più alti destini della patria. È Tanit che traccia il solco, ma è l'Amazzone che lo difende. D'ordine. Gli amici pensano a te. E sai quanto mi consola.
sei stato tu, eh? Ho fatto molto bene, vedrai. Ah, allora è già morto, povero disgraziato. Ma guarda la faccia di Melitta, non la fermerà nessuno. La dea ha smascherato i tuoi nemici e proclamato la tua innocenza. Antiope, accetti tu di regnare sul popolo delle Amazzoni? Sì, accetto. Ora sta a te decidere della sorte del prigioniero. Che abbia salva la vita. Adesso l'unica cosa da fare è andarsene. E di corsa, di corsa! Guarda, Glauco, quel tartaro è padrone di andarsene quando vuole. Ma non lo invidiare, è innamorato. Non più di me, davvero! Quello si fa gli affari suoi! È per colpa tua! Grazie, mia regina. Scioglietelo! Addio, Glauco. Che gli dei ti proteggano. Torna dalla tua gente e dimenticami. Liberatelo! Ma come faremo a superare le mura? Sono altissime. Non vi ho fatto portare le funi per legarvi le corna. Voi di là e voi di là. Voi come agli alberi, in silenzio, presto. C'è solo una via d'uscita, no. Seguimi! Questa è la nostra unica speranza. Cosa vorresti fare? Liberare i prigionieri, radunarli e attaccare i pirati. E gli orsi? Eh? Gli orsi? C'è Glauco.
Cosa? Ah, grazie a te. Figurati. Niente da fare, Losco. Le Amazzoni respingeranno tutti i nostri attacchi. Ci sono barricate. Hai ragione. Abbiadati, siamo un bersaglio troppo facile. Impadroniamoci dei cavalli e attacchiamole. Ai cavalli! Antiope, guarda! Attenzione! Hanno preso i cavalli! Con gli orsi. Affrontali. Potevi dirmi che ti serviva un tappetino. Comincia con quello nero. Ah. Povero Glauco. Oh, poveri orsi, altro che povero Glauco. E non mi abbracciare. Glauco! Glauco! Oh, scusa. Di sinistro, di sinistro, così. Glauco, quando avrai finito con quello ce n'è un altro laggiù. Dopo, avanti, ai cavalli. Presto, presto, presto. Ammazza la vecchia mazzole. Prendetevi un cavallo e andiamo in soccorso delle donne. Seguitemi. Andiamo, presto! Ho paura. Non ti vergogni? Comportati da donna. È quello che faccio. Non ce la facciamo più. Mettila di frignare e tu dagli una freccia. Guardate laggiù! Ragazze, i rinforzi! Glauco! Arrivano i nostri! Sei bella, sei donna. Tu sei creata per l'amore. Sì. Sei fatta per i baci. Questa è la guerra che noi preferiamo. Oh, resta con me e ti darò tutto ciò che ho. No. Oro. No. Gemme. No. E i miei gioielli.
No! E ti darò tanti bambini! No! Ma allora proprio non ti piaccio! No! Sofo! Sofo! Non fuggire! Lasciatemi! Lasciatemi quella vecchia cornacchia mi insegue! Lasciatemi! Vedi, Evandro, noi donne abbiamo bisogno di affetto, di comprensione, di conforto. Oh, ma tu hai sempre un'idea fissa, sai? Beh, allora che fai? Di un po', hai veramente deciso di lasciarci? Hm? Sì, preferisco rimettermi in giro per il mondo e poi so paura della vecchia. Beh, non hai torto, addio so. Ma è possibile che non sia rimasta nessun'altra donna? Scusa. Ci sarebbe la regina che non mi dispiace, ma è legata dal vincolo di castità e preferisco la solitudine. Oh. Allora me ne vado. Addio. No, mi commuoverei. Regina, sacerdotessa. Toffo! Via! Quanto la fa lunga con quel bacio? Finirà col morire soffocata. Ma mia cara, non è affatto vero che d'amore si muore. Almeno fossi riuscita a sapere che cos'è un bacio. Salve, salve, Boni. La regina avrà un re. Era ora. Andiamo a modificare la Costituzione. Bene. Viva le donne! Viva la nove! Viva